Allora, siamo qui per presentare questo libro di Massimo Marinelli, ecco qua, avete già capito che insomma è ambientato a Bosa, va bene, e questo è un romanzo giallo che è Ultima Costa, che prende il nome di una strada, però qui una cosa che colpisce è la descrizione dei personaggi, le loro interrelazioni, le situazioni nelle quali si trovano coinvolti in maniera, come dire, così specifica, così dettagliata da far capire al lettore in maniera molto evidente come sono, addirittura di immaginarli, insomma, di farsi un'idea, no? Sì, di soggettivarli, insomma, come dire. Gli eventi, lui l'ha detto, ha detto uno degli omicidi, quindi si capisce che gli omicidi sono due, e serve come pretesto, diciamo, ecco, per dare anche un'immagine della società contadina fatta di omertà, di silenzi, di paure, di sopraffazioni, di distinzioni di classe, un po' quello che, diciamo, raccontano qua per i primi del Novecento, no? Il discorso che i personaggi principali sono due, il commissario Priamo Melis e l'amico Antonello, sono due personaggi, diciamo, principali, animano tutta la storia, e sono due personaggi, diciamo, vicini perché sono amici, però hanno, come dire, hanno dei caratteri, dei tratti che sono molto diversi fra loro, no? Hanno due caratteri profondamente diversi, per cui questo pure è una, diciamo, una curiosità, questa, diciamo, di unirli in un'amicizia un po' anomala, ecco, e saranno loro a dirimere, diciamo, possiamo dire che sono, complementari, no? Nel senso che allora Priamo, che tutti chiamano commissario, ma in realtà non lo è, lui ci tiene a precisare che non è commissario, però poi le persone continuano a chiamarlo commissario e lui lascia perdere. Lui è un investigatore atipico, è una persona che nel racconto ho definito lieve e improbabile. La levità nasce dal fatto che lui non preferisce affrontare i casi che gli capitano di impeto, no? Ma cerca di arrivarci in maniera indiretta, prende tempo, non è un decisionista, non è uno che sembra, almeno a chi lo vede dall'esterno, che non crede molto in se stesso. In realtà poi è dotato di acume investigativo non comune, e questo lo rende improbabile come poliziotto, come rappresentante della legge, agli occhi di chi in paese poi ha in mano poi il potere, muove l'opinione pubblica. Tant'è che quando accade il primo fatto di sangue, questa cosa, il fatto che le indagini vengano affidate a lui, suscita un certo insomma, perplessità, stupore, e qualcuno comincia a pensare male, a dire che l'omicidio non verrà mai risolto perché lui è un incapace. Poi al tempo stesso è dotato di un candore infantile, perché non sa nascondere, e lui è un libro aperto. Avere equidistanti, questo è il segreto, la dinamica della statica. Ci vuole una staticità sapiente che non degeneri però nell'immobilismo. È proprio vero che questa è una delle mie geniali intuizioni. Il movimento statico è semplicemente straordinario. Allora, sono due concetti apparentemente inconciliabili, no? Perché se uno è statico non è dinamico, e viceversa. In realtà gli serviva per giustificare il proprio immobilismo e i passi misurati che andavano fatti in una direzione e nell'altra. Lui percepiva, si parla del sindaco, la delicatezza della situazione, che per lui era insidiosa, perché da una parte, allora, una parte dell'opinione pubblica
era contro gli investigatori che, come dicevo prima, erano ritenuti inaffidabili, incapaci.